Buongiorno, come la va? Come la va? Come la va? Oddio, sembro mezza pelata così, no? Oddio, cos'è sto ciuffo? Cos'è? Ciao Tortino, ciao Michelino, ciao Sandelfino, ciao Ante, ciao Vannuzzo! E mi sto scordando. Ciao Cristino! Ecco, mi stavo scordando qualcuno, scusate ragazzi. Come va? Come va? Allora, oggi mi era presa proprio la botta di voler far Casper. Sti capelli ormai sono gestibili, questa però è la mia piega naturale, ragazzi. Io sono un po' leoncina nella vita reale, quando non mi faccio la piastra. Quindi, siccome devo farli un attimo tornare. Ecco, è questo. Madonna. Raw. Sono una leoncina. Dicevo, siccome li devo far tornare un attimo come dei capelli normali, belli, setosi, si stavano rovinando un po' troppo per via delle piastre. Allora, ultimamente non gli sto mettendo manco i prodotti, quelli di styling e tutto quanto, non mi faccio la piastra. Perché? Perché li devo far imbellire. C'ho un mesetto e mezzo di tempo, ho un mesetto e mezzo di tempo per farli diventare decenti sti capelli. Ce la farò? Non ce la farò? Chi lo sa. Perché è molto probabile che io quest'anno vengo a Lucca. Vengo a Lucca, ragazzi. Forse vengo a Lucca, ma per un motivo ben preciso, perché voglio vedere Matsu. Perché forse anche Matsu viene a Lucca. E quindi forse è tutto un forse ancora, è tutto un forse. E riusciamo a vederci. Che Dio ce la mandi buona. E nel caso io mi sto già mettendo a posto sti capellini così. Mi devo fare la tinta, si vede un po' la ricrescita, però vabbè. Oh, oggi facciamo Casper, incrociatissimo. Speriamo, speriamo. Allora, non lo so quando avremo conferma, però io intanto mi preparo. Le donne si preparano sempre in anticipo, ragazzi, perché gli uomini basta anche che se lavano col sapone per i piatti, vanno sempre bene. Noi donne no, noi donne siamo sempre appresso alla skin care, alla hair care, alla manicure, alla pedicure, queste cose così. Lo sapete. Evviva l'amore! Come diceva Elio. Ah, incrociamo i peli del naso. Ora mi immagino le treccine ai peli del naso, non è una bella cosa. Comunque oggi per la gioia di Anto faremo Casper. Casper della PlayStation 1. È un gioco che probabilmente conosciamo solamente io e Anto. Ed è un gioco bellissimo, ragazzi. A me piaceva un botto da piccola. Un botto tantissimo. Sì, anche Matsu si pettina la barba. Io prima o poi gliela faccio la piastra a Matsu sulla barba. Prima o poi gliela faccio. Voglio vedere da liscia quanto è lunga. Quindi oggi ce la giochiamo a Casper. Non c'avevo voglia di starmene da sola oggi pomeriggio. Ho detto, sai che c'è? Ma sì, ma facciamo live, ma che ci frega? Ho smadonnato per farlo funzionare sull'emulatore. Vediamo un po' come va, ragazzi. Speriamo bene. Già che il fatto che non lo posso giocare con gli analogici è una cosa molto brutta per me. Quindi, vabbè. Ma com'è che è così basso st'audio? Il mazzo lisciato lo voglio vedere. Che poi, ragazzi, glielo volete dire pure a voi a Matsu che sta bene senza bandana, che non si deve vergognare, che comunque non c'è. Oh, sta di un bene senza bandana? Lui no, però non si sente a suo agio e deve mettere la bandana. A me piace tanto senza bandana. Non è convinto. Le cazzine si sentono poco, però. Vabbè, è del 96 questo gioco, o del film. Ah, vabbè, si sente abbastanza, dai. Ma sta bene, solo che lui è fessacchiotto e non si sente a posto. Rovina tantissimo la barba, sarebbe meglio di no. Allora noi la facciamo. La photoshoppiamo e la facciamo liscia col Photoshop, dai. Ah, oh, nuova gioco! Guardate che bello questo menu dinamico. Andiamo un po'. Chi è? Ciao Viridian! Ciao Viridian! Vediamo un po'. Nel caso posso alzare pure un po' il volume. Vediamo un po' come ci si comporta questo Casperino.
Sì, alziamo. Dai, è bellissimo questo gioco. Purtroppo è solo in inglese, non è mai uscito in italiano, però io lo trovo. Mi si sente piano piano. Act 1. Find tokens of friendship. Ok. Allora, fatemi vedere un attimino come si comporta il gioco, perché l'audio è veramente sbilanciato. Direi che lo lasciamo così l'audio. Mi dispiace per le cutscene. Questo è un gioco che io da piccola ho giocato tantissimo. Non mi ricordo se era al posto del disco dei Pokémon, capiamoci. Però per me è un gioco fantastico. Abbiamo preso un pezzo di quadro. E abbiamo preso del cibo. Questo non la possiamo aprire adesso di porta. Il gioco dei Goonies. C'è il gioco dei Goonies, però è vecchiotto, ragazzi. È molto vecchiotto. Diciamo che non è invecchiato per niente bene. Ciao Vince, Casper che ha bisogno di prendere delle chiavi. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto questo. Sai che c'hai ragione? Sai che non ti posso dar torto? C'è qualcosa di che non va in questo Casper. Effettivamente che deve prendere chiavi. Però non è questa la cosa più bella del gioco. Vi dirò. Nana. Na, 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 na. Poi ci dobbiamo mettere i pezzi di quadro. Dice, questa è una cornice di un quadro che è chiamato Baby Fazzo, Baby Ciccio del 1929. Era vecchiotto Ciccio comunque. E io ho messo il primo pezzetto di quadro di Baby Ciccio. Martacci sua, mi frega sempre. Poi vediamo qua. Corri! Si apre questa? No. Alcune statue si possono muovere. È in inglese, tutto in inglese. Non è mai uscito in italiano. Aspetta. Come si... No. I can't do that. Ho messo un altro pezzettino di quadro. Andiamo a mettere pure questo. Questo lo dobbiamo mettere qui, però lo devi mettere preciso. Ecco. Cominciamo. Io ricordo sta cosa degli hamburger. Dobbiamo dare da mangiare a Ciccio. Andiamo. E abbiamo messo l'altro pezzo di quadro. Vi faccio vedere che possiamo andare a combattere contro Ciccio. Non andiamo verso il fuoco perché non ci fa bene. Abbiamo a che fare con la prima boss fight. I want my dinner, Casper. Feed me. Voglio la mia cena, Casper. Nutrimi. No, Franco no. E comunque non rovina l'esperienza a tutti, ma il protagonista di Casper è un bambino morto. Sì, lo so. Aiuto. La. Io mi butto in cucina. È un bambino morto, sì. La cassa con il mostro dentro è la prima interazione del Mimic. Assolutamente sì. Non ci sta il film, però. Che cosa è il film, eh? Noi ci prendiamo tutto il cibo. No, aspetta. Ok. Con questo interagiamo un po' con l'ambiente. Abbiamo preso anche un secchio. Il secchio sicuramente lo devo fare con l'acqua da qualche parte, però non mi ricordo. Sicuramente c'ha a che fare con il caminetto, quello là nel corridoio. Signor Ciccio, non mi picchi. Ho bisogno di rimanere viva in questo momento. Cioè, viva. Insomma, nel senso, non volevo, scusi, signor Ciccio. Mannaggia il secchio. Con S2 esiste il videogioco per NES. Ah, ma non il film. Sai che non ho mai giocato i giochi dei Goonies? Lì c'è la chiave verde. C'è la chiave verde. C'è il secchio, ok. E mi serve l'acqua. Aspetta. Ah, abbiamo preso il nostro primo... come si dice? Potere.
aspetta, così. Così, aspetta, aspettate un attimo che non mi ricordo i comandi. Così, adesso noi possiamo passare attraverso le ventole. Già. Dammi dare un attimo, un secondo, mi sta uccidendo. L'abbasso poco poco. Lo metto a 9, giuro, promesso. Sì, ma l'avevo visto già da un paio di giorni. C'è Matsu che se lo vuole comprare. Dice il 19 me lo compro. Il 19 ottobre. Vediamo di trovare altre sventole, va. Andiamo a trovare le ventole. Perché è aperta sta porta? Davvero? Qualcuno lo ricorda in questo film? Sì, sì, compare lui. Dice, sapete chi chiamate? Chiamate qualcun altro. Sono d'accordo. Oh, una ventola? Abbiamo la chiave verde. Possiamo entrare nelle porte verdi adesso. Che bello. Ma io posso salvare? Ah, vabbè, ma questo è retro, Arch. Non potete capire che cosa ho combinato per farlo funzionare. Non lo dice? Game saved. Oh. Dice lei salva. È un po' lento, è un po' lento a salvare, un po' lentino. Che è sempre la cosa migliore, sì. Guarda sul gruppo che ho messo il video. Bravo, Grassino. Fatemi vedere se c'è qualcosa tipo qua dell'acqua, perché in teoria noi possiamo passare dal caminetto, però c'è... Oh! Pip, 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 pip. Oh, comunque stasera si fa la live, eh. Senti che bella la musichetta. Ta 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 ta. Se non fosse tanto sbilanciato l'audio. Cioè, le musichette sono carine, ma si sentono basse. Come facevo? Dovevo nutrirlo in qualche modo, ma non mi ricordo. Ma che c'è le chiappe, Ciccio? C'è il culetto? C'è il culetto disegnato, Ciccio? No. Ciao, Ciccio. È vero. No, vabbè, ma lo rendevano troppo facile, no? Dateci un po' di difficoltà. Allora, in teoria qua c'era una porta verde. Sì. Poi le vediamo tutte le porte. Tanto dobbiamo esplorare un po' tutto. Allora, in teoria, una di queste... Guarda che infame... Ogni volta guarda che infame cerca di prendermi. Qui riuscirò a cambiare questa statua qui. Ok, abbiamo preso... Le monete, sai che non mi ricordo a che cosa servono, Anto. Tu te lo ricordi? Non fastidio, gioca con i tasti direzionali, però. Vediamo che dice questo. Una cornice con una scritta. Sir Stretch, cavaliere della tavola spettrale. C'era Ciccio. Questo deve essere molla. Questa è molla. Questa è molla sicuro. Ciccio molla e puzza. Io ce l'avevo il gioco, però non ci capivo niente perché era in inglese e io ero piccolina. Ah, ok, qua c'è bisogno della chiave rossa. Qui, per esempio, noi non ci possiamo passare. Qui ci servirà un altro potere. Anche se noi facciamo così, vi faccio vedere. Non ci possiamo passare, ci serve un potere. Il potere di diventare una sorta di palla. Una palla rimbalzina. Non pensate male. Lo so che pensate male. Siete un po' bestie. Un po' come me.
Le gargoyle, non so, la versione originale dava molto più un'ambientazione oscura, ma forse era proprio perché era scuro il gioco. Prima i giochi PlayStation 1, tanti erano solo in inglese, vedi Tomb Raider, vero? Vabbè, che Tomb Raider non è che ha bisogno di tutti questi dialoghi, diciamocelo. Cioè, la lore passava un po' in secondo piano, basta che facevi i danni a giro. Come Samus. Oh, chissà chi è questo. Ok, un quadro di un uomo di mezza età. Che dice? Ah, ci fa vedere come vanno messe le statue, quindi. Ok, destra, sinistra, destra, destra. Come ieri. Aspetta, aspetta. Allora, quindi. Destra, sinistra, destra e destra. Però prima di andare di là, io voglio andare qua. Così, a me piace un botto. No, qua non si va. Cioè, adesso no. Questo che dice? L'immagine di un ragazzino sembra veramente familiare. Sicuramente siamo noi, ragazze. Siamo Casper. Newborn child. Voi lo conoscevate sto gioco? Per esempio, Anton mi ha fatto vedere per la prima volta il gioco di. Come si chiama? E.T., che non sapeva assolutamente che esistesse. Oddio, che è sto rumore? Non lo so, sinceramente non lo so. Forse fanno punto. Non me lo ricordo, è da tanto che non ci gioco. Tu tu tu. Pi 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 pi. Andiamo prima che c'è di qua, va. Ah, qua ci sono i tre zii. Ciccio, Molla e Puzza. Molla, Ciccio e Puzza. Ah, questo non c'ha la ragnatela. Abbiamo capito che le statue senza ragnatela si possono. Possono interagire. Ma infatti è brutto, Anto. È brutto, brutto quel gioco. Come cacchio facevi? Cioè, io non te lo volevo dire per non offenderti, però è veramente brutto quel gioco. Guarda che possiamo spingere gli oggetti. Però è davvero che rabbia. Io voglio passare attraverso le cose. Sono un fantasma, cazzo. Non possiamo fare niente perché ci servirà un altro oggetto. Beh, io lo faccio. Ah, dovevamo aprire tutte e due le porte. Ecco perché. Non ho mica capito, sai? Qualcosa è successo. Qualcosa. Abbiamo sbloccato qualcosa. Avevo il gioco di Monster House, quello di XXX. Ma Monster House non l'hanno messo recentemente. Propaganda! Era quelli belli piccoli un po' come al giorno d'oggi che ai ragazzi gli piacciono delle ciofeche, vero? Vero? Eravamo tutti piccoli e ingenui. Tutti piccoli, ingenui e molto, molto tristi. No, non è vero. Non è vero, eravamo molto felici anche con le cagatelle. Ma se, io sento che fanno. Che cambiano quadri. Vediamo che cosa c'è in quel. Non è qui. Come si apre sta porta? Sai che non si apre adesso. Vediamo. Propaganda, just a bit. Propaganda, just a bit.
Già non mi ricordo più dove stanno. Ok, non è questa la porta? E che cazzo abbiamo fatto allora? Sì, è un... alla fine sì. Abbiamo aperto il giardino. Andiamo, andiamo. Andiamo in giardino. Ah, forse vanno nelle fontane, Anto. I soldi. No, ci abbiamo trovato i soldi nella fontana, a posto. Qua c'è un labirinto. Mi pare che qua c'era la chiave rossa, però sai che non possiamo ancora fare niente qua. I don't want to get lost in the garden maze right now. I have things to do. Like make friends with Cat and Dr. Harvey. Ok, non mi voglio perdere ancora nel labirinto del giardino adesso. Ho delle cose da fare e voglio fare amicizia con Cat e Dr. Harvey. Dottor Harvey, che poi era interpretato da uno dei fratelli Baldwin, vero? Era uno dei Baldwin. Non puoi prendere quelle monete, sono i desideri di qualcun altro. Ma io non volevo, nel senso... È Martin Sheen. È il presidente Kennedy, scemo. Ah, giusto. Devo fare questo. I can't do that. Dai, dai. Oh. I can't do that. Si sa mai, io mi sposto. Abbiamo trovato un altro pezzo di molla, penso. Il quadro di molla, comunque. Cat e Cristina Ricci, sì. Allora. Dov'era il quadro? Non mi ricordo più niente. È dispersivo sto gioco, ve lo dico, eh. Tanto dispersivo. Piripi, 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 piripi. Piri. Piri. Allora, in teoria qui c'era il quadro. No. Dov'era il quadro? Era nella porta verde. Che mi sa che è proprio quello di molla che mi dà il potere. Oh, ma tutti fissati con Cristina Ricci. Pure Matsu era fissato con Cristina Ricci. Posso dire che a me Cristina Ricci... Cioè, bella ragazzetta, però non diceva niente. Cioè, c'era de meglio. Tipo Brooke Shields. Cristina Ricci però per me rimane l'unica e vera mercoledì. Affanculo Jenna Ortega. Ciccia. Ma vuoi mettere l'originale con qua? C'ho fregato Ortega. È bravissima l'Ortega, quello che vi pare, però... Che cos'è? There is more to Whipstaff Manor than meets the eye. Use the air vents to travel around once you've learned how to go up in smoke. Megan Fox, sì, era bella prima che se li facesse. Perché io non ho mai capito perché si è rifatta in faccia quella. Cioè, molto di più a Whipstaff Manor che puoi vedere con gli occhi. Una volta che hai sbloccato il potere del fumo, diciamo... usa le ventole per andare in giro per la casa. Avine. Oh, guarda. Ah, vabbè, questa era la parte del tutorial che non l'ho fatto prima. Ah, giusto. Vediamo un po' dove ci porta qui. Perché è Hollywood proprio che lì... Smellagram for Casper. Oh, Telegram, vabbè, puzzagramma per Casper. Smellagram. Qua non c'è niente da prendere, eh? Tranne che vita puzza. Me ne vado. No, è troppo arcigna adesso. Prima era tanto carinella, tanto dolcina in faccia. Ora la vedo un po' troppo arcigna. Perché sono fissata, neanche io capisco perché si devono rifare. Sia donne che uomini. Sono diventati tutti dei mostri. Tipo, guarda coso, come si chiama? Mickey Rourke. Era tanto bello 9 settimane e mezzo, è diventato un mostro.
pure Donatella Versace, ok, non era la donna più bella del mondo, però era bella. E adesso sembra davvero un mostro. Ok. Io so solo che Megan Fox ai tempi di Transformers, sì, era bellissima. E poi è diventata tutta arcigna. Se vi ricordate, il cattivo in Casper somiglia tanto a quell'attore della fabbrica di cioccolato, quello originale. Chi è il cattivo? Chi è il cattivo? Aspettate che vi leggo intanto, eh. Antonio Ricci, Anto! Non me ne ricordo il cattivo di Casper. Non c'era effettivamente un cattivo in Casper, mi pare. Ma loro si sentono, loro sono insicuri già di base, però è anche Hollywood che li fa diventare insicuri, eh. Anche Hollywood. Cioè, diciamocelo ragazzi, Hollywood non è per niente buona con i propri discepoli. Ah, lo vedi? Mi ricordavo qualcosa. Ho fregato. Non so Hollywood, guarda come si è combinato. Ma la Blasi è già ancora bellina. Cioè non si è stravolta troppo. Sono quell'arti che sono tutti bestiali. Meno male che ci ho provato. Vabbè, però se uno non ci prova come fa a saperlo? No, 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 no. No, aspetta. Andate per forza di qua. Oh no! Oddio, senza trucco certe persone, tipo pure io, sono un po' bruttacce, diciamocelo. Il trucco fa miracoli. Un po' come la barba per gli uomini, perché diciamocelo, è vero che gli uomini... Datemi un secondo che voglio fare un safe state, non si sa mai. Sto facendo mi svegliassi con quella faccia del letto, la pubblicità che fa la bocca che sembra un canotto. Vabbè, io non sono un alieno, sono contrario al trucco proprio. No, vabbè ragazzi, ma quando il trucco diciamo è giusto, ok, ma ci stanno quelle tipo certe giapponesi che a me mi fanno paura, ma mi fanno paura perché le vedi ma sono totalmente diverse, poi fanno veramente spavento certe giapponesi. Fanculo. Non ti avevo visto. Ma la mattina non puoi spawnare con il trucco. Vabbè, io sono un alieno. Ma il trucco va bene per uscire. Ma la mattina non puoi spawnare con il trucco. Io mi sento virile con la mia barba. Ecco, ecco Anto. Preferisco una persona brutta ma dal viso onesto. Sì. Forse solo la bocca, ma anche il resto della faccia sembra abbia una protesi facciale fatta a mano. No, dai. Canzoncina è bella. C'è un problema, io non so dove andare. E non mi ricordo. Mi sa che devo buttare giù Ciccio. In qualche modo. Vabbè, io salvo intanto. Salvo pure qui perché... Non... Ho fatto il save state giusto perché... C'ho paura che i salvataggi non vanno bene. Meno truccata è una persona più mi ispira. Anche perché avessi una ragazza truccata non potrei baciarla, non accarezzarla, proprio toccare il rossetto fardo e mi fa venire la pelle d'oca. Vabbè, ci stanno quelle persone che sono fortunate che non hanno discromia in faccia, eh. Io per esempio mi devo mettere il correttore rosso perché ho la cupa rose. Un pochino, non tantissima, però un pochino ce l'ho. Quindi un po' per stare bene con se stessi. Uno si trucca poi per piacere a sé, non per piacere agli altri in genere. C'è un trucco leggero, a meno che non sia qualcosa in stile dark. Pure per quanto riguarda i filtri, ragazzi, diciamocela tutti, siamo in un'epoca in cui i filtri sono usati tantissimo, cambiano i connotati i filtri. Io per esempio ho un filtro in questo momento, però giusto per darvi un po' di colore, io mi sono fatta vedere da Matsu, senza filtro.
E lui comunque mi ha visto pure al telefono quando abbiamo fatto le videochiamate, eccetera, eccetera. Dice che comunque senza filtro pure lui è d'accordo che la mia cam normalmente mi cambia connotati. Cioè mi fa delle ombreggiature dove non ci sono, mi faceva proprio pesantemente scura qui. Non si capisce perché. Io metto un filtro giusto per avere un incarnato roseo, ragazzi, perché sono bianca. Cioè, guardate Gasper. Ecco, io sono grigia così con la cam senza filtro. L'ho messo solo per quello. Però ci stanno quelle che si cambiano veramente i connotati, che gli cambiano proprio il naso, la bocca, anche la forma degli occhi. Io non ce la farei mai. Cioè, ok, la disforia perché uno vuole essere sempre carinello e tutto quanto. Però ci stanno cose troppo pesanti, troppi filtri pesanti. Io devo capire questa cosa. Come faccio a dargli da magnà? Io gli devo dare da magnà quello. No, a me non piace quando diventa grigia. Nel senso, ci sono alcuni giorni che sono troppo pallida e sembro grigia. Fammi fare la barba e il massaggio con l'asciugamano bagnato caldo. Oddio, che bello, vedi? Che bello. Una volta l'ho visto fare, era rilassante da guardare. Era rilassantissimo da guardare. In quel che ho scritto, a me la pelle bianca, sarà che non ammazzare, mi sentirei a mio agio con qualcuna bianca più... Vabbè, se siamo capiti, cioè, ci deve essere un contesto. Sarebbe meglio non mostrarsi, non che stia sminuendo il problema, anzi, però un utilizzo così pesante dei filtri secondo me crea solo più problemi. Sì, esatto, ma io vedo anche certi giapponesi che usano tanto stucco, trucco, robe, io non ce la farei. Giga Chad col mascellone. Una volta ce l'ho, l'ho fatto, una volta l'ho fatto. Sembravo tipo Capitan Uncino di Peter Pan della Disney. Se la trovo te la mando sul gruppo. Sembrava davvero Capitan Uncino. Però l'ho fatta tipo 6 anni fa, ragazzi, quella foto. Alcuni gruppi telegram dove gente dà la possibilità di usare l'N-word. No. No, quelle non sono cose che fanno per noi. Non in questo gruppo almeno. Andiamo un po', va. Ci si perde facilmente, ve lo dico, eh. Oh, va. Andiamo un po'. Qua che c'era, mi ricordo più. Mi ricordo già più niente. Ok, siamo di nuovo qui. Il problema è che non so dove andare a cercare certi condotti che potrebbero nascondere un doppio passaggio. Qua ci serve una cosa, e vabbè, questo l'abbiamo capito. Qua ancora non si può aprire. Voglio vedere se posso usare questo. No. Oh, io sì, continuerò a fare così con le canzoni tutto il tempo. Mettetevi l'anima in pace, io canticchio sempre. Andiamo un po' di qua. Ah, qui c'è il quadro di Mollheim. No, di Puzza, immagino. Qui non possiamo fare niente, ragazzi. C'è Mazzu che si ammazza delle risate quando io canto. Perché faccio ti 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 ti. Oggi non mi sento in formissima, comunque, ve lo dico. Ho preso pure il Polase. Sento stanca, strana. Vediamo. Perché tante volte ho lasciato qualcosa qui? Ah, lo vedi? Lo vedi? C'era un pezzettino. Niente, mi hanno messo la voce pure. La rosa. La rosa ci serve per andare da Kat. It's a beautiful red rose. This will make a great present for Kat. È una bellissima rosa rossa. Questo sarà un gran bel regalo per Kat. Cioè, vabbè, sarebbe un bellissimo regalo per Kat. Vediamo un po' se ci posso andare.
No, adesso no ancora, vabbè. I don't want to get... No. Quindi andiamo a mettere il pezzetto di quadro di Casper. Mi vedessi nella vita reale, io sono davvero bianca come Casper. Una cosa spaventosa. Ecco, su Telegram, se vai a vedere la mia foto di profilo, io sono bianca così. Lì non ci sono filtri, io sono proprio bianca. Sì, ci pensa un pochetto. Ciao Polinis! Ci pensa un pochettino, come si mette lì. Sono un po' lento. Però a me non mi interessa, bello. Basta che non si blocca. Dovevo esplorare meglio. Però mi sa che mi manca un pezzo, ragazzi. Mi manca più di un pezzo. Vi dirò, è fastidioso usare i tasti direzionali, ve lo dico. Donna del nord, mamma. Io prendevo sempre la razza nord su Skyrim. Sì, mi manca un pezzo, ragazzi. Guarda quanto è brutto, molla. Non è brutto brutto. Dove sarà l'ultimo pezzo? Dove andiamo? Non l'avevo fatta quella cosa. Ah sì, la porta rossa. Sì, sono di Skyrim. Ma anche di Oblivion. Sempre, ho scelto sempre la razza nordica perché portavano più oggetti. Poi io facevo la gilda dei ladri. Facevo la gilda degli assassini. Mi fregavo tutto quello che vedevo. Lo faccio anche su Starfield. Mi sono rubata la boccia con i pesci, la boccia con le medusine, i peluche, la voglia ruba robe. Sì, sono una ladruncola. Dice, c'è la mazzo le prime volte, dice, io sto con una cleptomane. Ruba tutto su Skyrim e Starfield. Guarda che meloni giganti. È bello, Polinis, è bello bello. Manca l'ultimo pezzo di quadro. No, no, no. Nel senso, Twitch, noi ci dissociamo o stiamo parlando di giochi? Ma ragazzi, che vi pappate stasera? Io mi pappo la ciccia. Stasera ciccia. Vediamo un po' che c'è qua. Mi manca l'ultimo pezzo di quadro. È un problema. Qua c'è puzza. Non c'ho il profumo per combattere puzza. Però mi sa che l'ultimo pezzo di quadro c'è la ciccia. Che gli do? Qua non c'era niente. Qua c'è la porta verde, ok. Io mi sa la bistecchina e la zucca. All'osso buco. Oddio, Viridion, come ti invidio. Lo voglio pure io. Che buono, Polinis. Oh, le cose più semplici sono le più buone, poi, comunque. Diciamocelo. Io voglio farmi pure i toast. Io non ho idea di che si mangia. Anto, domani mi serve un suggerimento. Diciamo, domani devo scegliere o il Mac o la pizza. La torta di zucca. Il risotto di zucca non mi piace, per esempio, è troppo, troppo dolce. Io ritorno qui, ragazzi, vedo un attimo un po' come... E qua c'è questo, per esempio, c'è questo qui. Da dove si sblocca? Sarà un problema, perché mi perderò spesso. Ciao, Randeggino! Pizza, pizza. Pure io so per la pizza. Però voglio tornare alla pizzeria dell'altra sera, quella che mi ha fatto venire le super mega bollicine in faccia. Perché voglio mangiare la pizza con la zucca, la burrata, il guanciale. Tipo, voglio morire felice, raga. Voglio morire felice, non c'è niente da fare. Torno di qua. Perché mi fa fa sta cosa? Perché mi riporta qui? C'è quel quadro che non mi cosa, che non mi cosa, che mi quel quadro.
No, non glielo chiedo, quello mi bestemmia pure solo a pensarci. Forse non ce la vamo andare qua. Sì, alla stanza di quei tre. No, Franchino mi mena solo a pensarci a una cosa del genere. Non posso nemmeno, mi convince tantissimo la vellutata di zucca sulla pizza, ma una volta nella vita la prenderò. Pure io! Sai, tanto per cambiare, no? Tanto per cambiare un po' i gusti. Qui non si poteva andare perché... vabbè. Ciao, che casino, raga. Io già mi sono persa. Deve stare qui, comunque, secondo me. Deve stare qui. Aspetta. Ok. Questo è il letto di Molla. È lungo, stretto e freddo. Come, proprio come mio zio. Questo è il letto di Ciccia. È largo, ciotto, è come, proprio come mio zio. Questo è il letto di Puzza. Dovrebbe essere come un letto normale se non puzzasse, appunto. Cioè sarebbe un letto normale se solo non puzzasse. Vabbè. Signor Puzza, si lavi. Signor Puzza, non puzzicchi. Fazzo. Chissà se posso vedere il mobile. Ciao Cristino. Che senso, Gasper? Non lo vogliamo sapere. Cosa che vorrei provare la pizza col granchio blu? Io voglio provare sto granchio blu, sinceramente. Però l'ultima volta che ho mangiato il granchio non mi è piaciuto. Stavo con un cuoco, praticamente, con un ragazzo. Cioè... Che è successo? That's my room, but Kat and her father are in there. I need to find them both a present first, or else I'll scare them away. Ah, ok, libro che stavo giù nella libreria, scusate. E dicevo, mi sono scordata ragazzi. Ah, dico, stavo a Lussemburgo, abitavo con un cuoco, però il problema è che ha fatto sto granchio totalmente bollito e basta. Per carità, lui era bravo, però era molto pigro. No, ci sta pure il dottor Harvey dentro. Lui era molto pigro pure. C'aveva sto difetto. Quindi aveva fatto solamente il granchio bollito. Non mi piacque. Non mi piacque. Grazie al cazzo, Casper. It's a big book on the mind. Dr. Harvey would like to read this. Allora, è un grande libro della mente. Il dottor Harvey gli piacerà leggerlo. Ok? Quindi possiamo andare da Kat e dal papà. Donna di mondo. Allora, io sono stata con un cuoco, con un muratore, vabbè, con un macchinista, sono uscita con un militare. Con uno psicologo? E non mi ricordo. Con una guardia giurata? E mi pare basta. Mi ricordo. Vabbè, poi c'è Mazzo. Che fa il corriere. Io vorrei mangiarmi un bel fritto di gamberi appena... Ho fame. Voglio anch'io il fritto di gamberi. Vorrei mangiare un hamburger di granchio che era qualcosa di magico. In America ci puoi andare pure per mangiare queste belle cosine, però non mi ci portano mai nessuno. Uffa. Una volta ogni morte di papa si può fare. Scusi, Salve. Oh, sono spaventati, però non c'hanno la fatta. Cosa? Chi sei tu? Sono Casper, sono un fantasma, ma sono un fantasma amichevole. Puoi fidarti di me, ti prego. Vabbè, il mio nome è Kat, questo è mio papà, il dottor Harvey. Il terapista della morte. Tu sei davvero un fantasma? Yes, I am.
Sì, lo sono e anche i miei figli, vabbè. Devi guardarti da loro, non sono amichevoli. Ciao Ryu! Ma tranquillo, Ryu. Un bacione. Com'è morire? È come nascere, però al contrario. Ricordo che non stavo andando dove dovrei, dovevo andare. Sono rimasto indietro, così mio papà non è rimasto solo. Adesso mi ricordo. Lui ha inventato una macchina per portarmi di nuovo in vita, il Lazarus. Adesso ricordo. E dov'è? E il mio papà l'ha nascosta, quindi nessuno lo può trovare, però ricordo dov'è, è nel laboratorio segreto. Nel mentre nel laboratorio segreto. Adesso che Caspar ha fatto amicizia con quelli, magari avrà qualche idea riguardo al fatto di tornare in vita, di riportarsi in carne pure lui. E chi pulirà tutta sta roba? E chi cucinerà per noi? Dobbiamo assicurarci che Casper non usi il Lazarus che ha costruito suo padre. Lo distruggeremo e nasconderemo i pezzi così che lui non possa trovarli. Assembliamo Act 2. Assemble the il Lazarus. Uè! Abbiamo trovato una macchina fotografica per molla. Camera with a flash. It belongs to Dr. Harvey, but I don't think he'll mind if I borrow it for a while. Allora, è una camera con il flash, una fotocamera con il flash, appartiene al dottor Harvey, però non penso che si arrabbi se la uso per un po'. E lo so, Dartino, non... Possiamo combattere puzza. Possiamo combattere puzza, ragazzi. This perfume smells great. It's È Kat's. vero, testa di lampadina. I'm sure she wouldn't mind me borrowing it. Allora, questo profumo è veramente fantastico. È di Kat, però penso che le serva e sono sicura che non si arrabbia se la uso per un po'. Se me lo prendo per un po'. Zozzino, cosa ci vuoi fare col profumo? Ah, ok. Abbiamo preso un'altra chiave. Possiamo combattere puzza, Caspar, acquisisce deodorante. Non so come si usi, però. Così. Aspetta, dov'è? Qui. No, ho sbagliato, è dall'altra parte. È vero, testa di lampadina, che carino. Me lo devo rivedere il film di Casper. Ieri se dovevamo vedere. No, ieri se siamo visti. Non aprite quella porta. Mi ammazzo. Dobbiamo vederci Casper. I tre moschettieri, la maschera di ferro. A voi, a voi. Abbiamo una lista infinita. Col fatto che poi facciamo le live la sera. Sta cosa dei film va rilento. Però ci rifacciamo il sabato e la domenica. Stronzo! Oh, sei un puzzone! Però prende. È morto! I found one of the missing Lazarus parts. Ho trovato un pezzo del Lazarus mancante. Ok, ciao Paulinis. Abbiamo preso un pezzo di Lazarus. Abbiamo preso delle. E abbiamo preso l'ultimo pezzo del quadro di Molla. Quindi prendiamo un altro. È successo qualcosa, ma io non ho capito cosa. Si è aperto qualche cosa, io non lo so. Chissà.
Eri nella pancia, dici che era una puzzetta. Di qua. Pa, 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 pa. Ah, così prendiamo un altro potere. Da piccola, non capendo l'inglese, mi perdevo molto spesso e ci rimanevo le giornate a cercare di capire dove stavo l'ultimo pezzo. Sapete che io non l'ho mai finito sto gioco? Mai mai. E i tre moschettieri, quello con Tim Curry. Guarda, guarda, ti mettiamo una palla. Siamo diventati una palla. È bellissimo. Ci mette un po' a caricare, eh? Che dice? Sometimes the only way to get any further is to get a little hushy. Charlie Jackson! Sì, esatto! Com'è andata? Com'è andata la live? Shh, aspetta che ti faccio uno shoutino. Ok. Com'è andata con Zelda? Allora, qualche volta l'unico modo per andare avanti è di essere un. Di spingere un pochetto, non ho capito. Non ho capito. No, ci hanno chiuso. Ah, ok, quindi dobbiamo spingere questo. Ciao Fuyu! Ciao Zilello! Tutto bene, tutto bene. È bellissimo sto gioco. È bellissimo. A me piaceva tantissimo da piccola. Lì come ci vado? Guarda di paninetti. Aspettate, Ok. Tutte ste porte. Così. Quindi non sono l'unica da conoscere questo gioco insieme ad Anto. Che bello. Questo gioco è fantastico. Mi riporta ai tempi di quando ero piccina, picciotto. Guarda un po' dove siamo ricicciati fuori, eh? Ciao Paoletto! Pure te ci giocavi? Sono due giorni che ne parlavo con Anto. Ho detto, no, cazzo, lo devo portare. Ci devo giocare. Aspetta però, che avevo fatto? Ho sbloccato qualcosa. Devo andare dall'altra parte, sono scema. Di qua non ci posso più andare. Te pareva. Ok. Ho appena controllato che esiste un altro gas per PlayStation 1, ma penso sia una boiata. Lo conosco e non mi piace. Quello non mi piace affatto. Ero persa una cosa. Che ho trovato? C'ho la chiave. C'ho la chiave rossa, ragazzi. Dammi questa. Davvero, Lello? Io ce ne sono tanti che non ho giocato. Per esempio quello di E.T. che vi ho fatto vedere tanto ieri. Sapevi che c'era un gioco di E.T.? Ah, non ce l'ho. Quindi devo andare di qua. Ah, eccola. Man in Black. Sapevo che c'era quello di... di coso, di X-Files, ma non quello di Man in Black. Anche se un po' scopiazzatore di Hunting Star e Poltergeist su Mega Drive come dinamiche, se non lo conosci te lo straconsiglio, me lo segno. Anzi, me lo segni nel consigliarmi un gioco, Paoletto. Ma si sente bene la canzone? L'audio è abbastanza alto. Perché gli effetti ho visto che si sentono bene. Grazie!
siccome ho le cuffie della NASA io, praticamente, non vorrei che si sente piano però. Perché mi faceva spostare questo? Forse l'ho già fatto, non mi ricordo. Però io ho sbloccato qualcosa, ma non so cosa. Devo aver sbloccato qualcosa che non vedo. Ah, guarda un po'. Bibibi. Prova a vedere se tante volte si sblocca qualche cosa. Ecco, come ci arrivo io là dentro? Come ci arrivo io là dentro? Aspetta, ecco qua, c'è l'acqua. Che cacchio sta? No. L'ho riempita! Aspetta. Che schifo, hanno lasciato la tavoletta alzata. Però c'è anche la chiave viola. Una delle chiavi viola. Quale apriamo? Vabbè, per il momento magari non possiamo farci niente. Anzi sì. Vedi che c'è il caminetto, che scema. Quindi, spingi ed espira. No, nel senso. E dai. Oh. Dove mi porta? Potevo riempire il secchio un'altra volta. I got a secret room. No, c'è scritto help. I got a secret room. Ok. Paoletto, ma ci vieni a Lucca? Perché forse quest'anno ci vengo pure io. Ho sbagliato. Vabbè, io però un salvino lo farei. Il primo prossimo gioco ti è stato qualcosa di orrendo. Madonna. So che c'è il gioco. L'ho visto ieri per la prima volta che mi ha fatto vedere un video anto. Brutto quel gioco. Quello lo giocai a casa di un mio amico, mi faceva ridere tantissimo quando guardavo urlava merda! Una cosa del genere. C'era un gioco che mi ha fatto vedere emo di calcio. Dice Tilo di Melda. Non lo dimenticherò mai quel gioco. Andiamo, va. So fare gli stessi passaggi tanto alla fine. Andiamo via. Dobbiamo andare ad aprire la porta rossa. Tanto per il momento qua non possiamo fare più niente. E ce ne andiamo. Più niente. Ci mettiamo così. Che cosa ti abbassi tu? Formation Soccer 90, Soccer 95, sì. Esatto, era quello. Andiamo qua. Ah no, mi riporta di là. Lo scemo. No, è da qua che dovevamo andare, appunto. Era proprio qua. Abbiamo aperto qualcosa che non so cosa. Questa si apre. Turu. Quelli di X-Files prima o poi li riportiamo. Anche io non l'ho mai giocato. Men in Black non era male, ma every switch in the manor has a function. Figure out which switch does what. Sì. Quello l'aveva portato Nora, Anto. Ogni switch nella magione ha una funzione. Comincia a capire cosa fanno e arriverai lontano. Andiamo un po'. Ok, ho aperto questo. E io ho un oggetto da mettere qua. No. Madonna. Ok.
Poi davvero, che cosa ci faccio con i broccoli e tutto il resto? Niente, qui è finito, quindi. Dove avrà aperto la porta? Dove avrà aperto il passaggio? Quello è il problema. Se ho capito bene, forse è qui. Small Soldiers. Ma aspetta, Small Soldiers non è quello che ha portato Nolan, che dice sono veramente un birichino. C'è un soldato che dice io non sono buono, sono un birichino, una cosa del genere. Paoletto, tu devi fare dei suffering. C'ha un doppiaggio allucinante quel gioco. No, non è qui. Ci avevo quasi sperato che fosse lì. Tri. Pip. 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 Piriri. No. Però forse sopra. No. C'ho solo quella viola adesso. Dobbiamo trovare gli altri pezzi di puzza. Ciao Max! Ma perché dobbiamo avere due leve? Mi piace troppo l'effetto di quando lui diventa una palla. Come stai, Max? Comunque, portiamo avanti il gioco fino alle 7, poi stasera andiamo avanti con Heaven Dust alle 21, perché faccio stacco cena. Quindi, o forse alle 20, forse comincio alle 20, non lo so, vediamo. Cos'è? Non so, quelle viola però, è blu? Quelle viola dove stavano? Come stai, Max? Bentornato, randaggino! Disco metal. Andiamo. Erano qui quelle viola? Ah, qua c'erano tre. Sì. C'era una. No, forse c'era una e basta. E quindi... c'era una sola? Sì. Perché me ne ricordavo tre? Perché avevo quelle blu. Andiamo in soffitta. Potremmo andare anche nel labirinto adesso, eh? Oh, che bello però che mette le descrizioni di tutto. Perché non le guardo io? Io me la facevo... oh! Me la facevo sotto quando ero piccola qui. Perché era la parte più spaventosa della casa. È quello che abbiamo detto all'inizio, in effetti. Io perché sono tontolina non me la sono mai chiesta sta cosa. Però effettivamente perché Casper c'ha bisogno delle chiavi? Ciao Gianfranchino. Perché c'ha bisogno di queste cose, Casper? Allora, andiamo di qua. Però di qua mi sa che c'è uno dei nemici. C'è uno dei tre zii. No. E dai! Ah, qui non ci possiamo andare perché non c'ho il potere di puzza. In effetti. Però vabbè, ragazzi. È anche bello così, no? A chi piace molto esplorare è un gioco fantastico. Tipo a me. A me piace. La stanza con i giochi! Per la gloria di tutti i fantasmi, preparatevi a essere invasi. Ah, era vestito tipo da moschettiere. A proposito dei tre moschettieri, no? Cicciamolle e puzza. Vuoi vederlo? Ah no,
è vestito da... Ah! È vestito da sergente! Sì, esatto. Però non ce la stiamo portando dietro, Kat. E quindi niente, ragazzi. Qui è un attimino inutile andarci. Andiamo al labirinto. L'unica cosa che possiamo fare. Qua c'è un altro pezzo di quadro, mi serve. Però dobbiamo andare pure a vedere l'altra parte, eh. Pipipipipipi. Dov'era quella parte lì? Qua? Dove stava la libreria? Sto gioco è troppo grande. Troppo grande, troppo immenso. Sì? No? Sì, sì, era di qua, era di qua. Pip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 
Piri. Piri piri pim pim pi. Da che ti vesti? Uno, due, mancano due pezzi. Forse, forse due, no? O forse uno. Ma adesso dove si è aperta la cosa? Ah, che poi io c'ho pure il secchio pieno d'acqua da fa. Non era qui. Dov'era? Ah, qui! Sì, ok. Ah, mi ha dato un pezzo di quadro? Che bello! No! No, Valeria no! Valeria no! Valeria no! No! Come si fa? Aiuto! Ho avuto paura! Game saved. Game saved. Ho avuto paurissima. Ho stretto le chiappettine. Andiamo nel labirinto, va. Anzi, prima di fare il labirinto. Se no me lo scordo. Tara tara papapam 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 papapam. Pi 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 pi. Non so quanto dura il gioco. Allora vediamo un attimo, così. Ma sono solo stanze segrete. Devi venire un po'. Ma me ne manca comunque l'altro. Quindi sì, devo andare al labirinto. Comunque vedi, mi pare che durasse 7 ore sto gioco. Un bel po'. Spero che non sentire il casino che c'è da là. Pi 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 p
Io probabilmente mi vesto da metallara a Luca. Nel senso, non da metallara. Verrò con la giacca di pelle, verrò con i pantaloni scuri, tutta scura. Così tanto? Aspetta, che ho detto che non mi ricordo. Che ho detto, aspetta. Ah, sì. Sì, dura abbastanza. Un po' più tardi quanto? Non è il 1° novembre? Perché io in teoria ci vengo gli ultimi 2 giorni, se non sbaglio. Devo organizzarmi con Matsu. Dal 1° al 5. Ah no, allora ci vediamo i primi giorni. Quando è il 1º? Aspetta. Di che giorno viene il 1º? C'era una carota lì. Il 1º viene di domenica. Allora sì, mi faccio il 1º giorno. Mi è arrivato un messaggio, scusate. Benedetto Vince, è riuscito a trovarmi la conversione in italiano per The Suffering. Così lo portiamo con quel bellissimo doppiaggio. Quel doppiaggio che ti viene da strapparti le orecchie e gli occhi per quello che vedi. Lo faremo! Ah, mercoledì? Vabbè, tanto sempre che io di sabato e di domenica verrò. Tanto sempre di sabato e di domenica. Quindi poco male. No, il doppiaggio è allucinante. È la parte bella però della parte in italiano. Io mi perdo tanto, tanto. Na, 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 na. Devo andare alla casetta io. Perché ho chiesto quando era Luca, però siamo tutti confusi. Guardami come dribblo queste siepi. Aspetta. Qui c'è una leva. Non volevo fare questo. Dai che mi prendo un pezzo di quadro. Ho preso l'altro pezzo di quadro finalmente, ragazzi. Madonna, che bordello però. Pure quando cambia la canzone, tipo carica. Sì, sabato 4 e domenica 5, sì. Tanto Luca non ci andrò, quindi mi cambia poco quando lo fanno. Quando lo fanno. E a me cambia un po'. A me cambia San Dalfino. Perché appunto c'è Mazzo che si può prendere dei giorni, quindi... Oddio, forse il sabato non ci andiamo, andiamo più la domenica. Quando proprio ci... Ore 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 un po' torre da del sol. Ore 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 un po' torre da del sol. Poi non so perché mi pare la canzone toscana. Ore 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 la cannuccia corta corta. Non me ne vogliono i toscani. Io vivi. Tipo mi vengano a minacciare con una fiorentina. Mi picchiano con le fiorentine, ma magari. Le sconfiggo a mozzichi. Io è sempre il terrore quando lo farò, perché sulle autostrade trovo i code infinite. Non ti dico, il servizio della parte nord della Toscana è il mio terrore, madonna. Hurry, 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 hurry. Tupi 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 tupi. Come
come faccio ad andarci a quella casa? Io devo andare lì. Piripiripiripi. C'è di Grat! Aspetta, che mi sto perdendo un pochino. Come faccio ad andarci? Vabbè, andiamo di sotto. Perché è un problema che mi potrebbe presentare mentre ne sono in traffico e mi alzo, no? Oddio, il cimitero, ragazzi. Qui mi pare che c'era una boss fight, una certa. Sì, mi pare che qui c'era una boss fight. Come stai di grotto? Comunque lo capisco. Iron Weight. Ah, ho preso questo, ok. Qui c'è una boss fight. Why so grave, Casper? Don't you want to rest in pieces? Voice of Grave, non so come tradurlo. Perché non vuoi rimanere a riposare in pace? Oddio, mi dispiace di grotto, come mai? Chi ha? Oh, bu. Scusa, Direi che non è il caso di minarlo adesso. Speriamo, Tigrotto. Dove c'è l'... Se posso, dove ce l'ha? Ok, magari lì è più facile che la situazione sia migliore, diciamo. Sarebbe stato peggio se fosse stato il fegato, ecco. Però sì, vedrai che va tutto bene. Careful, haircut, Casper. I'll give you a real trim. Anche qua. Sì, esatto. Quindi incrocio tantissimo le dita per te. E non gli posso fare niente a questo, non c'ho niente. Ragazzi, io devo andare in quella casa lì. Vediamo un po'. No, non si può più chiudere. Vediamo un po' venire da qua sotto. Forse ho trovato il passaggio. Forse l'ho trovato? Sì! Ok, qua dentro mi pare che c'è una chiave rossa, mi pare. Sì. As you explore Whipstaff Manor, it's a good idea to draw a map to keep track of your progress. This is a big house. And it's easy to get lost. Però siete stronzi voi nel gioco, ma potevate mettere una mappa. Dice, visto che stai esplorando Whipstaff Manor, è una buona idea di disegnare una mappa per tenere traccia dei tuoi progressi. Questa è una casa grande ed è facile perdersi. Allora, io adesso andrei a mettere i pezzi di quadro mancanti, così prendiamo un altro potere. Raga, ma oggi è il tempo che non passa mai o sono sempre le 5:46 e mi si è rotta Alexa? No, sono sempre quello. Perché vi giuro, oggi non passa mai il tempo. Vediamo di
Wow. Speriamo davvero. Allora, ce la possiamo fa. E ci hanno dato il potere della motosega. Finalmente possiamo entrare nel bagno di sopra. Un po' frustrante però sta cosa dei caricamenti, eh. Qui. Siamo una motosega! Nel dubbio. Dai, andiamo. Un altro bagno. Ah! Beh, c'è stato una sorta di crossover, c'è stata una citazione più che altro, randaggino. Aspetta un attimo. C'era la partecipazione di uno dei Ghostbusters nel film. Perché mi fa spostare la sedia? Perché c'è una sedia che si può spostare? I Bird Busters, sì. Vabbè, io sono una Bird Busters alla fine. Che poi, non so se lo sapete, ma il logo quello che c'ha Nora del Bird Busters l'ho fatto io. Una volta c'era venuta l'ispirazione e ho detto, ma se facciamo il logo con Gunter, quello là della canzone di My Ding Ding Dong. Io sono un membro onorario dei Bird Busters. Un membro fondatore, più che altro. Dio, c'è Vince che ha staccato qualcosa da Steam, ma ha fatto piena sincope. Quante robe da prendere. Comunque devo dire che Casper c'ha gusti brutti. Tonno e maionese, bla. Che schifo il tonno, non mi piace il tonno. Bla. Ho visto, grazie Vince. Allora, non è qui, quindi. Ma se la chiave bianca sta dietro la porta bianca, io come ci arrivo? Vabbè. Vi faccio domande troppo complicate. Andiamo giù. Tonno e maionese, sì, base, c'è. No, che schifo. Hai detto proprio due cose che io odio a morire. Tonno e cipolla, bla. Non mi piace proprio il pesce, non mi piace. Mi piacciono solo i molluschi e i crostacei. Ma guarda che bordello. Pini. Non mi piace proprio, ragazzi. Bla bla bla. Io non dico bla bla bla.
Fammi vedere cosa c'è qua. Perché mi fa entrare qua dentro? Che non c'è niente. Sicuramente serve per il lavandino. Trentasette e mezzo. Mi dispiace, Tortino. Cerca di riposare. Per un attimo non ci vado. Siamo gli appassionati di molluschi e crostacei. Infatti mi dicono che sono livornese tipico perché non mi piace il cacciucco. Per esempio, ieri sera Matsu mi ha detto che a lui non gli piacciono i molluschi. Ritiene le cozze, le vongole, delle gomme americane salate. Delle gomme da masticare salate. E quindi che a lui gli piace la pasta con le vongole, ma senza vongole. Cioè, gli piace il sapore che prende, però non gli piace masticare sotto i denti le vongole. Siamo tutti un po' particolari, in fondo. È ovvio, se cucinate male. No, dice che non gli piacciono proprio. Dove andiamo? Dove andiamo? Madonna. Ma sei serio? Sto soffrendo. Ah, Madonna, ragazzi, da quando mi sono dimagrita ho meno ciccia sulle chiappette. E sedersi tante volte per troppo tempo è doloroso, è fastidioso. Però ce l'ho il cuscino sotto il sedere. Devo cominciare a fare palestra per le chiappette. E vai, abbaia pure Tori oggi. Allora, aspetta, mi sa che ho sbagliato strada. No, non ho sbagliato strada, quindi... Pappa, 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 pam, paraparam. Però posso spostarla, perché... Perché non ci posso andare qui? Amo, raga. Che problemini. Ah, ci posso passare. Era tutto uno scherzo, una burla. Che bello. Oh, si sono zittiti. Dove si mettono a abbaia tutti insieme, sono tremendi. Oh. Aspettate. Oh. Comunque fanno 27 gradi, non so da voi. Io sto a morire oggi. Che ho fatto? It's a tube of glue. It works on absolutely, positively everything. Allora, un tubo di colla funziona con assolutamente, positivamente tutto. Che ci faccio io con la colla? Ma in tutti i sensi. È una palla. Che ci faccio io con la colla? Sì, sì, 27 si sta bene, assolutamente. Ti giuro, io prima o poi a Poldo gli metto la museruola, abbaia per davvero qualsiasi cosa. Io devo fare live, Poldo!
Oh. Povero Poldino. Poldino il cane birichino. Ecco, mo ci si mette pure Nanà. E vai. Piripipi. Ah. Devo fuggire. I can't do that. Qui boh. Caldo, caldo è caldo, bello il mio inverno. Io odio il caldo, io voglio il freddo, voglio le felpe, voglio il piumone, voglio il pigiama, basta. Basta caldo, io me lo merito il fresco. Cosa ho fatto di male io? Non mi ricordo più che c'era qui, quindi vi faccio un giro di ricognizione. Ah, qua ok, c'era questo. Devo andare in soffitta, però. Ah, sì, sì, infatti, quella accanto mi portava alla leva. Qua non c'era nient'altro, eh. Mi riporta indietro. Indietro, non hai capito? Sono triste. No, no, ci stanno le finestre. Chi è? Ciao Larid. Perché poi si abbassa da solo sto ragazzino? Ok, c'è un po' del frustrante sto gioco, eh. Io ve lo ricordavo divertente, però ora che sono cresciuta, magari un qualche vaffanculo glielo vorrei urlare. Dove mi porti? A dove puot? Grazie a Dio. Oh. Allora, di lassù non si va più. Ecco che abbiamo aperto. L'altro pezzo di quadro da mettere non si sa dove. Turu, turu. Tu, 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 tu. E ora possiamo aprire tutte le porte che c'hanno la motosega. Pip, pip, pip. P. Dai un attimo il secondo. Spipipipipi. Non mi ha scritto mazzo. Ok, ammettiamolo, sto gioco non è che ci dà tanto da parlare. Perché non l'avevo aperta questa? Ok.
così a caso. Ti pareva? Green key, vattela a ricordare a modo sta la chiave verde. La porta verde. Non mi ricordo niente, la mia vita è una menzogna. La chiave verde però mi sa che stava di qua. La chiave verde mi sa che stava dall'altra parte del corridoio. Io ci sono stata per andare allo zoo, però non ci sono mai stata a quel pub lì. Poi vediamo un po' come organizzarci, che fare, cosa non fare. Comunque era qui, me lo ricordo. Diventiamo una motosega. Cosa ho fatto? Io non so. Abbiamo preso un iron key. E lì c'è un pezzo di quadro. Però io devo trovare il posto dove metterli sti pezzi di quadro. Lo voglio finire sto gioco. Raga, comunque ci ho avuto un brutto tuffo al cuore, ragazzi. Ora stavo vedendo TikTok, c'è una ragazza che mette video del ragazzo che lei ritiene boomer, no? Di come scrive lui. E effettivamente lui scrive da boomer, che mette sempre il punto alla fine di ogni frase, che comunque scrive in un certo modo, e vabbè. Però una certa gli fa, che cosa Una certa lei le fa, che cosa stai facendo? E dice, quello che faccio tutti i giorni, mignolo. E lei gli risponde, chi è mignolo? Sta ragazza c'ha 23 anni. Game saved. Quindi c'ha 10 anni meno di noi. Cioè almeno meno di me. Non conosce mignolo col prof. Raga, ma siamo così anziani? Ti giuro, va fatta sentire di un'anzianità sta cosa. Una tristezza. Vabbè. No, a me mi dà fastidio quando mettono il punto ogni frase. Ti giuro, mi danno il punto proprio. Aspetta. Ok. No, Dartino, tu non scrivi così. Per esempio, in questo momento non l'hai fatto. Quindi non si dicono queste cose. Non si dicono le bugie. Help.
Però se lo trasmettono ancora è una buona cosa. Sì, ma che mi servono ste monete? Io non me lo ricordo. Gli amici non mentono. Stranger Things. Perché ho fatto una frase corta, altrimenti l'avrei messa. Sennò come potrei separare i periodi? Ok. Però no, lui la mette anche se scrive no. No punto. Sì punto. Bacino punto. Cioè, che cazzo. È alquanto fastidioso a parer mio. No, me ne serve una terza. Una cazzata. Ma no. Devo andare su in soffitta. No, ti giuro, mi dà un fastidio. Sì, l'alfabeto morto. No, no, non così. Però dice no, punto. Sì, punto. Bacino, punto. Risponde a monosillabi, mi fa una tristezza. Dice c'ha 38 anni. A me mi pare che ce n'ha pure di più, 50. Uno di 50 scrive così. No, 50 no. Pure di più. Cioè mia madre e mio padre scrivono così. Oddio, oddio, oddio Tartino. Sai, posso capire quando c'è un'emergenza, ma se te lo fanno sempre, no. Uccidili. Poni fine alle loro sofferenze. Aspetta. Allora, qui. Ah no, qua c'è ammazzato Buzza. Dopo un po' sto gioco diventa noiosi. Più che altro è troppo. È bello esplorare, ma un po' troppo. Io ricevo quelli da oltre 10 minuti. No, raga, no, 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 no. C'hanno sto vizio di fare i vocali chilometrici. L'altro giorno io non mi ricordo chi ha mandato un vocale dei 6 minuti e 30. Ma voi siete matti. Ma piuttosto chiamiamoci su Discord, per favore. Piuttosto scrivimelo, però 6 minuti di vocale no. 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 Siete dei criminali voi che lo fate. Criminali e di poco. Che c'era qua? No, so da denuncia quelli, so da denuncia, ma non permettetegli di fare sta cosa. Sono persone da denunciare. Li metto per due. No, io non ascolto proprio, ho detto se durano più di 2 minuti io non li ascolto. 6 minuti no, raga. Che poi magari pretendono pure che rispondi. Ok. Mi scusi, signor Ciccia, non volevo. No, volevo! Mi stava per tocchignare. Direi che non è il caso di andarci adesso. Mi sa che la colla serviva per Ciccio, per... Grazie mille per il follow, Elevent. No, 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 io lo dico sempre. Se vuoi che mi fai un riassunto, quello che te pare. Ciao, benvenuto. O benvenuta. Perdonami se sono sbagliato. Io, se c'è un vocale di 6 minuti io dico mi fai un riassunto quello che te pare o mi chiami al telefono
e ne discutiamo. Ma se io 6 minuti di vocale non me li sento, perché poi io te dovrei rispondere e dovrei cercare di fare un discorso sensato. Grazie mille, l'ha fatto un mio amico. Ragazzi, però non so cosa fare. No, non l'ho finito, Lorid, lo portiamo alle 21. Però oggi pomeriggio mi andava di giocare, volevo giocare a Casper, ho detto vabbè, facciamo live pomeridiana. Improvisation. Ah? Ma a me piacciono molto i giochi in pixel art, ne ho giocati tantissimi, soprattutto di horror. E dici, come sarà questo gioco? Ah, così, no. Ok, abbiamo un problema, ragazze, non abbiamo nessun pezzo che fitti con questa... No. Non è qui che dovevo mettere i pezzi del quadro. Non posso andare qui, è troppo buio, non sarei in grado di vedere niente, ok. Quindi io sono venuta qua per niente, a posto. Ah no, non proprio per niente. Ah, lo vedi? Un pezzetto c'era. Ok. Davvero? Non c'ho altri pezzi? Oh, l'altra chiave che ci serviva. Oh, dobbiamo tornare giù. Dai, tutto quel posto. Madonna. Belli i platform. Scusami se oggi sono pimpantissima, però sono un po' stanca, sono dolorante. Oggi va così. Allora, io vorrei fare una prova. Faremo una prova, ragazzi. Bravo, Lantaggino, non mandare vocali. No, io li mando i vocali, però durano massimo 30 secondi, 2 minuti, 1 minuto. Ma 6 minuti, ragazzi, 6 minuti è un crimine a parer mio. So da denuncia quelli che mandano i vocali da 6 minuti. Bistecca e zucca. E tu, Lorid? Ti fido con la colla. Devo andare in cucina? Mi dà la freccia in cucina, perché? Vuoi dire che questi sono... Ok. Adesso posso sconfiggere Ciccia. Che buono. C'ho fame. Gira ma più stasera pizza. No. È morto, cioè è sconfitto. I found one of the missing Lazarus parts. Ok, ho trovato un altro pezzo di Lazzaro. Qui ce ne abbiamo due. Non mi ha dato nient'altro però, eh. Vorrei che uno di questi mi portasse da qualche altra parte. Ricordavo male. Oddio, aspetta. Io non li sopporto i vocali. Io vi vorrei cercare il vocale più lungo ricevuto. Non ricordo se era più di 20 minuti. Serie TV per un paio di giorni e poi ho risposto. Io l'avrei denunciato. Non so dove trovi la pazienza, Sandalfino.
niente, giù. No, io glielo dico a prescindere. Se vuoi ci facciamo una chiamata. 20 minuti di vocali non me li sento. No, sti crimini no. Sti crimini contro l'umanità proprio in Irego. È proprio un crimine contro l'umanità. Cioè contro la pazienza altrui. E sentimmi di poi i cavoli dell'altri che ti usano come pattumiera emotiva. No, 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 no. No, 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 non mi fregate più. Sarei capace di dirlo pure a Matsu se mi manda un vocale di dei 6 minuti. Ho fatto a mo, piuttosto chiamamose per telefono, chiamamose su Discord, se lo dimmo così. Poi per il resto ci pensiamo, Perché io se devo sentire qualcuno e devo rispondere cercando di trovare un filo logico tra una risposta e un'altra. Oh, porca miseria! Allora aspetta, forse la colla serve al piano di sopra. Al ciccia del piano di sopra. Proviamo a vedere, raga. No, ho sbagliato strada. Che proprio mi rompe per il telefono, a volte non rispondo manco agli amici intimi. No, ma sai, io lo capisco, San Dalfino. Però uno si può comunque parlare per messaggio. Guarda, preferisco piuttosto che mi dicano una cosa per messaggio piuttosto che per vocale, e se in quel momento sono impossibilitati a usare il telefono per messaggiare, io gli dico guarda, fammi una cosa, se sentiamo più tardi preferisco così, perché i vocali così lunghi non hanno senso di esistere. Però pure io mi scoccio a sta troppo al telefono, soprattutto quando c'ho da fa. Sono una persona tendenzialmente asociale. Infatti se mi piace stare in compagnia, ma non troppo. Ma infatti, ma tante volte te raccontano i cazzi loro, no? A me mi dispiace rispondergli male, però io tendenzialmente non ce la faccio proprio per pazienza mia, per un lack di pazienza, a stargli troppo dietro a queste cose. Perché io comunque so molto, molto per le mie. Infatti quando è su Telegram tante volte mi vedete più attiva, spesse volte mi vedete meno attiva. Proprio perché spesse volte voglio stare un po' da sola con me stessa il più possibile. Ma non perché vi voglio male o per altro. Ciao Milla! No, Matsu sta al lavoro. E ciao Daniele! Ciao Daniele, come stai? Cioè io non lo faccio per cattiveria, sono così di mio. Sono così di mio, ragazzi. Sono molto... Mi piace stare in compagnia, ma non sempre. Quindi che faccio? Mi metto lì per conto mio. E se mi mandano i vocali perché magari non mi vedono in giro... È capace pure che sblocco. Non lo faccio apposta, giuro. Sono una persona carinella. Aspetta un po'. C'era una chiave. Non male che ci sono problemi. Io non mi ricordo più dove stanno le porte quelle da tagliare. Io non lo faccio per cattiveria, so così. Cioè i miei difetti. Ecco D'Artino, tu mi capisci. Io mi sono rotto le palle di andare sempre in giro, però mi tocca, per questo ti capisco. Milla. Mi prometto di riscriverti, tipo un'ora mi ha mandato un messaggio audio breve e mi ha chiesto poi ascoltare o ti scrivo. Ecco, così mi piace, Gigi. Bravo, questo è un bravo amico. Scusami, San Dalfino, se mi perdo i messaggi. Perdonami. Sono tonta.
Oggi sono proprio tonta più del solito. No, se vedo che c'è insistenza io sbrocco. Però io ho molto meno pazienza rispetto a tanti altri. No, a me mi dà fastidio perché magari me lo scrivo su Telegram e quindi io non, per non fargli dispiacere dovrei stare lì a evitare di entrare su Telegram perché sennò mi vedono online, cose così. Che palle, la gente tante volte non capisce che ci devono essere un minimo di limiti. No, lo so, San Delfino, però mi dispiace. Sì, un filtro, un limite. Cioè, devono capire quando e quando... quando è sì e quando è no. Però la gente pensa solo a se stessa tante volte. Per carità, è buono pensare a se stessi, però... Io, per esempio, sono una persona che tendenzialmente non cerca. Ma non perché a me... non piace cercare le persone, ma perché non voglio disturbare, perché appunto essendo io così tante volte mi scoccio se vedo l'insistenza, quindi io per evitare di incappare nello stesso comportamento tante volte non cerco. Però questo non vuol dire che io voglia meno bene a determinate persone, anzi assolutamente, io cerco solamente nel momento in cui c'è bisogno. Ma non in bisogno mio, magari è successo qualcosa e gli dico guarda, se mi dispiace per questa situazione oppure sono contenta, congratulazioni se c'è una situazione bella, il necessario, altrimenti ci parlo col gruppo, parlo sul gruppo, no? Questa cosa di evitare di entrare perché non risultavano lo facevo tempo fa perché un amico aveva preso il brutto vizio e ogni volta diceva che mi aveva visto online, poi lo feci capire e lui la finì e io me ne frega dell'entro e esco quando voglio. Esatto. Se no mi vedono online. Ecco, io sono per il fotte sega. Non mi interessa se mi vedono online nel caso visualizzo messaggi che in quel momento non voglio eseguire a fine. Io più che altro lo faccio anche per non offendere l'altra persona, no? Perché capisco quanto possa essere brutto l'essere ignorati. Lo so. Lo capisco bene. Però ci vuole un limite, ragazzi. Ci vuole un limite. Quando vedo che la gente se ne approfitta un po' troppo. No, il ghosting non mi piace, è la cosa più stronza il ghosting. Al massimo gli dico, guarda, c'ho da fare, in questo momento non me la sento, non sento di poter dare una risposta come si deve. Ok, non è qui. Va bene, non è qui, me ne vado. E sta giocando a Casper, esatto. Io capisco che comunque le persone ci possono rimanere male, è lecito. Cioè se sento che non sono in grado di dare una risposta dico guarda non me la sento adesso di chiacchierare, perdonami, non sono dell'umore, non c'ho voglia. E via. Così spero che non si offendano. Il problema è se offendono uguale. Come fai sbagli. Ok, non posso vedere niente perché non c'ho niente. Però pure loro non si mettono il minimo nella parte. Ok. È arrivata la vicina di casa. Ecco perché io non faccio più i live del pomeriggio, perché tutti urlano.
Oggi è la fine che vado a implode. Aspettate un attimo. Io non le devo fare più le live del pomeriggio perché c'è il bordello. Sta casa pare in via Vai. Non lo so. Io voglio abitare in un bunker. Freddo. Sempre freddo. Che bello. Dove non vedo persone. Poi quando ho finito di fare la live, prendo e me ne esco dal bunker. Voglio un bunker. Questo vi fa capire il limite della mia sopportazione umana. Che poi vi giuro, a me mi piace pure stare in compagnia, però non sempre. Per esempio c'era un periodo che io e Matsu stavamo sempre insieme. 24 ore su 24 davvero, Alla certa gli ho detto, ti prego, prendiamoci un attimino i nostri spazi, io ho bisogno di stare da sola. Ecco, per dire. Matsu è Matsu, nel senso, Matsu è ragazzo mio. Però tante volte ho bisogno di stare da sola. Sono fatta così, non ci posso fare niente. E lui capisce comunque. Meno male che capisce. Non si è mai offeso, non ha mai detto ah. Vi giuro, no, raga. Io non so fatta per stare sempre in mezzo alla gente. Andiamo, Tartino, andiamo! Sai che sono sempre stata da sola, da piccola, quindi... mi sono abituata allo stare sola. Però vi giuro. Quando io vedo la gente che non riesce a stare da sola, mi viene un urto. Non lo so dove devo andare, ragazzi, io mi sono persa. Mi sono persa. Mi viene un urto di quelli spaventosi, comunque, quando vedo che le persone non si riescono a stare da sole un minimo. Per esempio, che non vogliono uscire da sole, non vogliono andare al cinema da sole. Oppure, ah, io vorrei tanto uscire, però sono da solo, perché sennò mi annoio quando sto... Raga, che palle! Ok che io sono estremo, ma voi, cioè, quelli così sono altro, Cioè, che brutto dipende dalle altre persone. Vado a vedere se la colla serve da qualche altra parte. C'è De Piscino! C'è De Piscino! Cioè, io non vi giudico se lo fate, Però è brutto non riuscire a stare da soli con se stessi. Perché dovete avere sempre qualcuno appresso, se no non siete contenti. È brutto. Penso che è la cosa più brutta del mondo. Tutto bene, De Piscino. Stiamo giocando a Casper. E parlavamo del fatto che tanta gente non riesce a stare sola, oppure che io... Oh, ma cazzo, non l'avevo vista. Io sono una persona che tende molto a stare da sola, tende molto ad avere i suoi spazi. Pure io non amo uscire da sola, ma per motivi diversi di salute, diciamo. Ma quello è un conto. Infatti in genere rinuncio perché per me è uno sforzo fisico, anche se solo scendere di casa, ma non perché non riesco a stare da sola, anzi mi piace, sono troppo contraddittorio, è un casino mentale. No, lo capisco. Per esempio ci sono cose che per forza le vuoi fare in compagnia, per esempio se vai a un parco di divertimenti, no? Ecco, io lì capisco che andare in un parco di divertimenti da soli è noioso. Però al cinema io ci vado volentieri. Non posso perché il mio ragazzo lavora e sti cazzi faccio da sola. No, la gente c'è sempre bisogno. Vabbè, le ragazze, aspetta. Le ragazze è un altro conto. Ci stanno quelle che escono da sole, però dipende dall'orario, perché sapete che noi ragazze da sole è meglio che non usciamo. Con tutto che vorremmo, però purtroppo c'è gente merdosa a giro. E quindi in determinati orari è meglio non uscire da sole. E ok. Però se una se vuole fare una passeggiata del pomeriggio... Ma io a te che te devo fare? Non ho capito. Che ci devo fare con la colla? Vado a Bello Casper, che se non certo l'ho droppato perché mi bloccavo spesso. Sì, lo so. Dopo un po' diventa un po' tedioso. Io sto cercando un modo per andare avanti. Ho appena trovato una chiave blu. Ma per colpa del piece of shit del nostro sesso là. Lo so. Più che altro perché
in Italia non ci si sente al sicuro, soprattutto. Diciamocela tutta. Mia sorella passa a trovarmi una volta a settimana e quando viene non vedo l'ora che se ne va. Vabbè, quelle sono le cose imposte, no? Per esempio, a me piace uscire la sera, sia da sola che magari in compagnia. Anzi, forse di più in compagnia. Perché magari quando andiamo a bere un pub ci divertiamo, cominciamo di stupidaggine a raffica, vabbè. Però se io dovessi stare 24 ore su 24 con le persone, con qualsiasi persona, anche la persona che amo, e comunque combazzo davvero per un paio di mesi, siamo stati sempre appiccicati tutto il giorno. E vabbè, i primi mesi ci può pure sta. Il problema è che poi scalciavo, perché io ho bisogno proprio di tanto dei miei spazi. Sono così. Io scalcio tanto poi, se mi sento troppo in compagnia, diciamo. Nel senso, se gli uomini non fossero sessisti e trattassero le donne come sappiamo loro, che si sentirebbero liberi di uscire pure le tre di notte da sole, premesso che pure io quando le ragazze tornavo a casa da solo avevo paura, ma so che sono paure diverse, per carità. Ecco, facciamo un esempio del genere, perché io prima ho trovato un post che metteva a confronto uomini e donne che uscivano da soli. Dici, ti senti al sicuro uscire da solo di notte? E la maggior parte delle donne hanno detto no. Cosa vado a leggere nei commenti? Vabbè, però sono tutti limiti mentali. Però è vero che come se io andassi nei quartieri tipo Tor Bella Monaca con Rolex, lì un po' te le cerchi, quindi le ragazze che escono da sole se le cercano. Non è mai colpa dell'altro. Noi donne ci avevamo sempre la colpa, anche quando ci succede tutto il peggio del mondo, purtroppo. Purtroppo c'è tanta mentalità così, soprattutto in Italia. Cosa che io vorrei fare una rieducazione mentale a certe persone, porelle, che sono privilegiate, diciamo. Cioè, gli uomini sono privilegiati in questo. Noi donne, se poco poco proviamo a uscire di sera e di notte, è capace che davvero arriva lo stronzo di turno che ti mette le mani addosso e te dicono pure te la sei cercata. Purtroppo ci stanno sti soggetti a giro e a me mi tocca litiga con mezzo mondo, purtroppo. C'è poco da fare, sono paure diverse. Chi nega questa cosa imputa il problema alla ragazza, dice solo stronzate. Vagliela spiega. Ti prego, facciamolo soprattutto agli uomini, anche alle donne. Non glieli fai cambiare idea. Tanti uomini non la capiranno mai sta cosa. È un proprio limite mentale dettato poi dalla società. Io non dico tutti gli uomini, badate bene, dico tanti uomini. Perché sennò qua mi vengono pure a dire: ah, tu stai facendo di tutta l'erba un fascio. No, non sono proprio per il fare di tutta l'erba un fascio. Però tanti negano proprio la cosa. Dico, è solamente un vostro limite mentale, una pippa mentale. Io te vorrei far vedere. Voglio vedere se poco poco c'è sta un omone bello piazzatino che te tocca il culo, poi come non ti senti violato pure te. Troverò il modo di aprire questa porta. Hai visto? L'ho trovato. Io quando parlo con loro mi sento davvero un alieno, non tutti, molti, troppi, non fai di tutta la buon fascia, te lo confermo io in quanto uomo. E lo so, però sai con quante persone limitate mentalmente ho parlato? Perché sono limitate? Oh, sono limitate tanto mentalmente tante persone. E infatti dicevano, vabbè, è un po' come appunto la storia del Rolex, no? È come se io andassi a Tor Bella Monaca, che è un quartiere di Roma, diciamo, non proprio tranquillo. Neanche il mio è un quartiere tranquillo, comunque. Però c'è, con Rolex, è normale che poi una se le cerca così. Perché io sono uscita di notte? Allora me la sono cercata? C'è mio padre Porello che è disperato, non mi vorrebbe far uscire manco de giorno, perché dice... Scusate.
perché sente di tutto e di più al telegiornale. Mio padre è terrorizzato da quello che succede e che dicono al telegiornale. Vagliela a spiegare che io non posso mettermi sotto una campana di vetro per colpa dei stronzi. Ma come tutti i papà è preoccupato. Mi sono presa un pezzetto di cose qui. No, 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 ma tanto sarà sempre colpa mia. Quando è successo che io purtroppo ho avuto quella... quella brutta faccenda a 17 anni, capiamoci. Perché io sono stata una vittima di violenza. Dietelo la colpa a me. E io rimasi in silenzio per anni. Ero piccola. Sono cattivi da pure in quel senso, eh. Ma non c'ho le chiavi? Che non c'ho le chiavi? Eh sì, ragazzi, è successo quando avevo 17 anni. È successo pure a me. San Delfino, è passato talmente tanto tempo, ci ho combattuto talmente tanto con questa cosa che ne parlo con tranquillità, ormai ci convivo. C'ho un carattere forte, per fortuna. C'ho un bel caratteraccio bello forte. Niente mi butta troppo troppo giù, anche se mi cambia molto. Ma cazzo, ho finito le chiavi. E adesso? Mannaggia. So che non è nulla di dire, mi dispiace. No, vabbè. E c'avevo questa mia migliore amica d'infanzia che non mi ha mai creduto. E l'ex fidanzatino mi disse: no, non è vero, tu mi hai tradito. Non mi vuoi dire che mi hai tradito. E te la sei andata a cercare. Avevo una maglietta normalissima e dei jeans cargo. Dei pantaloni cargo, figuratevi, me la so proprio andata a cercare. Sono rimasta dentro casa un anno, con la paura che mi lavavo 200.000 volte addosso. Però era colpa mia, secondo loro, quindi... quando sei piccola ci credi pure. Sì, sì. Quando sei piccola ci credi pure. Io per 3 anni sono stata in silenzio, ho cominciato ad avere dei brutti sintomi. Psicosomatici. Fatemi vedere un po' che devo fare. Lì c'è la puzza. Vediamo un po'. Ok. Proviamo a vedere. Sì, quando sei piccolo non ci vai a pensare che magari loro c'hanno ragione, c'hanno torto. Gli dà ragione. Il problema è che poi ero in cattività. Ero tanto in cattività. Era uscita fuori la malattia, che sicuramente per lo shock sta malattia è uscita fuori, perché ci ho avuto un brutto trauma da stress post-traumatico. Ho allontanato tutte queste persone, pian piano poi dopo 3 anni sono riuscita, diciamo, a vederci chiaro. Non è stato facile, però. Ci convivo da anni, tante volte faccio finta che non è successo a me perché è un meccanismo di difesa. E ce l'ho io sto meccanismo di difesa, che ce l'ho in automatico, regredisce tutto. Quindi ci sono momenti in cui sono più fragile che magari l'accuso di più sta cosa, e momenti in cui sono più tranquilla che l'accuso di meno. Più che altro perché era una persona che conoscevo. Ciao Moreno. Ah. No, guarda, non ne parliamo di persone su sto pianeta. Vabbè, è successo. Questa persona non l'ho più vista, grazie a Dio. Non ho più visto manco la mia migliore amica. Quella che era all'epoca la mia migliore amica, che poi tanto migliore amica non era.
Io spero tanto che non mi rimanga a contattare come 3 anni fa, perché lei era rimasta incinta, mi voleva parlare, cazzi suoi. Io non la voglio vedere manco in cartolina. Vediamo un po'. Oh, altro pezzetto. Altro pezzetto. Ecco. Mi manca uno. Sempre questa, diciamo che sulla questione zero della vittoria sono d'accordo, nonostante mi faccia scrivere un po' del giro dove voglio per la mia città, per il resto è un ragionamento stupido perché è colpa di chi attua determinati atteggiamenti, non chi li subisce. Ma gliela spiega. Tanti danno la colpa alla vittima. È proprio una questione del patriarcato, della mentalità con cui sono stati cresciuti tanti cuccioli del mio. Non mi ricordo dove stava Ciccia, però è della doccia. Esatto. No, 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 però per certe persone è sempre colpa della vittima. Si capisce perché. Si capisce perché. Io non capisco come ragiona certa gente. Cioè, te vengono a vedere... Come ve lo spiego? Vengono proprio a dirti: ah, tu ti dovresti vestire meglio, perché sennò potresti attirare persone. Io avevo solamente i jeans, cioè avevo dei pantaloni cargo e una maglietta normalissima, senza un minimo di scollatura. Però per carità, è sempre colpa tua, eh. Vediamo un po' se questo l'ha ammazzato. I found one of the missing Lazarus pots. Ah, così si ammazzava. Yeah, un altro pezzetto. Torno giù. Ciao Mauri. Ho ucciso qualcuno. Allora, io devo tornare un attimo dall'altra parte, però. La colla ancora devo capire che ce devo fa. No, lasciamo perdere, San Dalfino. Adesso è appena iniziata la lotta contro questo tipo di ingiustizie. Lasciamo perdere. Sono incazzata come una bestia ancora. Diciamo che se una zona notoriamente pericolosa non è tranquilla, è meglio evitare di passarci. Ma questa cosa non deve essere estesa a qualsiasi cosa, se no appunto si dovrebbe vivere in una campana. Ciao Cyrus! Sì, è Casper per la PlayStation 1. Che bello che è vero che c'è altra gente che lo conosce. Comunque, c'è ancora sta cosa che le donne non devono uscire di sera perché sennò se lo cercano. Ciao Simo! Quando sta mentalità finirà, spero presto, quando le madri insegneranno a comportarsi bene ai ragazzini, che tante volte non è colpa manco delle madri. Andiamo dove andiamo qui, va? Sì, ma sono queste le aspetta un attimo. Lo so. Lo so, San Dalfino. Non posso ancora aprirla. Ho finito le chiavi, ragazzi. Come faccio? Come state voi comunque, ragazzi? Sì, una Braschi. Però non posso aprire quella porta lì, non si capisce perché. Lasciamo... No, guarda, non ne voglio parlare di queste cose proprio che mi incazzo. Ti pareva?
che mi serviva questo? It's a hammer and chisel used for carving rock sculptures. Ma dove? Devo fare una scultura. Non mi ricordo. No, guarda. L'Italia sarà sempre troppo indietro per queste cose. Lasciamo perdere perché... Per evitare messaggi in privato. Ciao Icky! Ma a proposito, ragazzi, di cambiamenti. A me mi danno fastidio pure le donne che pretendono che l'uomo debba pagare tutto, che devono essere scarrozzate a destra e manca. A me mi dà fastidio, è una mentalità vecchia. Io so del parere che se tu vuoi fare una cosa, a prescindere la fai, però la paghi. Nel senso, come ve lo spiego? Io non so dove mettere sto quadro, però. A me dà fastidio, per esempio, Tartino, se io voglio andare da qualche parte, se io voglio andare al McDonald's per una sera, pago io. Perché io non pretendo. Magari quella sera io non posso, mi andrebbe? Quella sera magari se io non posso paga lui, la prossima volta pago io. È la parità dei sessi. Invece io vedo proprio le donne che l'uomo deve fare il primo passo, l'uomo deve pagare la cena, l'uomo mi deve portare in giro, l'uomo si deve annullare per me. No. A me l'uomo che si annulla mi dà un fastidio. L'uomo che annulla le cose per la donna mi dà fastidio. Come mi dà fastidio la donna che si annulla per l'uomo. Pure quello sì, parità è parità. Io ti posso pure offrire se sei mia ospite questo prescindere del sesso, per dire io quando posso e voglio offro ad amici anche se maschi, però se esco con una ragazza è normale che ognuno paghi il suo. Se mi fa piacere magari la prima volta offro, ma col cacchio che come regola debba sempre pagare io, ecco. Tutto con molta leggerezza, ma con l'uomo che paga sempre, le donne che deve essere la principessa, che tutto deve avere. No. No, raga, a me mi dà proprio fastidio. Io magari tante volte non posso. Non è che non voglio, non posso. Perché non avendo il lavoro, tante volte ho risorse limitate, mi ritrovo in queste situazioni. Però, quando posso, lo faccio. Tutti hanno lì solo per la pizza, ma quello è un amore diverso, Vince. Quello è un amore che non scade mai. Tranquillo. Quello lo posso capire, Vince, tranquillo. E lo rispetterò sempre come amore. Lo capisco, lo comprendo. Non so che fare, ragazzi. So che infatti tra un po' chiudiamo perché io davvero ho finito le idee. Perché di Fred Flintstones? Wilma dammi la clava. No, infatti Polinis sei molto malvagio, sei una persona malvagissima quando fai queste cose. Io non pensavo che tu stessi diventando così cattivello. Sto scherzando, Polinis, assolutamente. Ma sei dispettosino, quello sì, ecco. No. Raga, io mi sa che mi la pizza stasera, va a fancina al secchio. Sarà a far venire voglia di pizza stasera. Tu guarda questa con sto telefono, io lancio nell'orto. Sto telefono. Raga, io non so dove mettere sti dipinti. Cioè, i dipinti non so dove metterli, non c'ho le chiavi, non so che cosa fare. Quello della pizza dall'ananas, è vero. Ho un boss di Final Fantasy. Fatemi vedere dove andare perché è davvero implodo. Qua non è aperto. Ta 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 ta. Così, si sa mai.
Ma che te urli? Ma che te urli? No, ci sono determinati punti dove metterlo. Non ho capito chi è. Chi porta i vecchi Final Fantasy? Oddio, ogni tanto vedo qualcuno che li porta, però. Perdonatemi, io non li porto. Che succede dopo domani? Ah, i Pokémon, sì, sono pronta. Oddio, che succede dopo domani? Fatemi uscire! Tiriri. Grazie. Sto gioco mi prosciuga dopo un tot. Sì, esce il DLC. Io me lo son preso. Sono pronta a catturare altri 250 Pokémon e a chiudermi i mali di nuovo. Però non lo porto live, ve lo dico. Non mi va di portarlo live. Lo dovrei ricominciare, non c'ho voglia. Proviamo a fare una cosa. Sto cercando di capire dove andare, ragazzi, perché davvero sono bloccata in questo momento. Boh. L'inizio dei giochi più fesero, forse lo compro, non guardo. No, penso di no per quello, sai, Sandalfino. Io stavo a pensare di rifare. Ah, è vero, mi devo ricomprare pure l'online, però sarò come gli fa. Come li faccio gli scambi io? Col piccione viaggiatore? Mi devo ricomprare il pass. Che bello, che allegria, che gioia, quanto gaudio. Col Pidgey viaggiatore. Io inizio lo cristallo. Che bello cristallo. Cazzo, è vero. Mi sono scordata di comprarmi sul 3DS prima che chiudessero lo store Pokémon argento oro. E vabbè, me lo rigiocherò su PC alla umma umma. Che dobbiamo fare? Io ce l'ho. C'ho le cassette. Quindi la Nintendo mi può puppare anche. No, nel senso. Non volevo. Nel senso, non si dicono queste cose. Valeria, cattiva. I can't do that. Una fake tombstone. Fake tombstone. Cattiva Valeria. Ha capito come gli meno io questo? Vieni qui. Vieni qui che ti incollo la coda del fantasmino. Oh, mannaggia la tua sorella. Non so che fa, raga. L'avevo regalata a mia zia Natale. Che cosa?
I cimiteri sono belli. Mortacci di Casper, quindi mortacci di lui stesso, poverino. Siamo dei bulli, ragazzi. Che ci devo fare con le monete? Mica mi ricordo. Ciao signor Puzza. No. Pochette meno. Ah, lo vedi? Imbecille! Che imbecille! I found one of the missing Lazarus. Abbiamo trovato un altro pezzo. Mi darò solo questo? Ma darò solo questo? Questo pezzo di fango però, ci sta però solo lì, solo in quel pezzettino. Mettiamolo nella fontanella. Ci butto l'acqua. No, dai, seriamente, non so che fare, ragazzi. C'ho la colla, non so come usarla. Aspetta. Intanto salvo. Game saved. Ah, sì. Game saved. Con molla lo devo usare. Ma dove? Aspetta. Ho letto una cosa. Twistle. No, questo non è Twistle. Piripi. Non lo so, ragazzi. Il ciclone. No, vabbè, facciamo così, va. Sono le 7, ragazzi. Quindi basta così. Sono le 7, basta così. Il ciclone. Andiamo da qualcuno. E ci vediamo più tardi noi. C'ho famina poi. Sono le 7. Sì, sì, decisamente. C'ho fame. Ciao Estante! Allora. Oggi se ne andiamo. C'è un sacco di gente oggi. Com'è Paoletto? C'è poca gente, Paoletto. Andiamo da Paolo. Io vado a fare la cacca da Paolo. E
Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia oggi. Ci vediamo stasera con Heaven Dust. 14 eravamo, vabbè. Ci vediamo stasera con Heaven Dust, lo finiamo e poi magari domani, se finiamo stasera Heaven Dust, continuiamo Casper. Sennò oggi Heaven Dust, domani Casper. Forse nel pomeriggio rifaccio live. Non lo so, vedremo. Vedremo. Visto che c'è un po' di tempo libero, no? O vediamo, ok? Ciao ragazzi, date un bacione a Nolanini che se lo merita.